Ciao a tutti, sono Bomb777 e benvenuti nel secondo episodio della mia carriera allenatore con il West Ham. Oggi andremo finalmente a fare il mercato. Nel primo episodio dello scorso mi avete commentato in tantissimi scrivendo tantissimi giocatori. Però sono stati troppi, quindi ho dovuto fare un po' una scrematura. Ho visto più interessanti, me li sono anche segnati qua sul foglio. E tra gli attaccanti più interessanti mi avete consigliato Embolo, Griezmann e Morata. Allora, Griezmann credo che un pochino costi. Noi comunque andiamo a vedere, però credo che Griezmann sia veramente troppo. Anzi, non cerco nemmeno di prenderlo. Comunque ho messo anche dei giocatori in vendita, un bel po'. Embolo invece sarebbe veramente il giocatore perfetto. Sì, Embaraki. Eccolo qua, Embolo, bruttissimo e spaventoso, uno squalo. Eccolo lì. Sarebbe veramente perfettissimo. Lo facciamo seguire, però Embolo può fare anche l'ED. A noi un esterno destro serve. Ma avete fatto i nomi dello stesso Embolo? Cioè, me lo sono fatto io il nome. Però lui può fare attaccante e centrocampo ed esterno, quindi sarebbe veramente perfetto. Più il nome di Bruma. Poi stavo dicendo prima anche il nome di Morata per l'attaccante. Bruma non lo so, ci può stare, è veloce, chiediamo anche a lui di seguire, non lo so, è anche giovane, cresce molto, tutti quanti i nomi fatti crescono molto, quindi per oggi diciamo che andremo a vedere più l'esterno e l'attaccante, perché prendere tutti insieme no, quindi cerchiamo di gestire bene. Voi comunque ovviamente commentate sotto scrivendo altri giocatori che pensate che io debba comprare, però fatelo alla fine del video perché prima vediamo se riesco a comprare qualcuno adesso. Martin Samuelsen, mister, posso fare una richiesta? No. Ma sì, andiamo a simulare anche la partita con l'Amburgo, tanto queste sono amichevoli. Poi vedremo bene la formula che useremo, se simuleremo qualcosa, giocheremo tutto. Però questa la simuliamo e la saltiamo anche, tanto il torneo è morto, questo torneo qui. Comunque abbiamo vinto. Quando non serve la vittoria, vinciamo. Bene. Quindi vediamo, ecco qua le relazioni su Embolo e Bruma. Il valore di entrambi non è altissimo. Io Embolo lo voglio. 10-11 milioni. Se riusciamo a prenderlo ci sta molto. Io l'altra volta avevo detto voglio un super attaccante, ma con super attaccante non è che intendevo Benzema, Aubameyang, Lacazette. Dici, non un attaccante con la maiuscola. Cioè uno che per il West Ham, per la prima stagione, andrebbe bene. Quindi Embolo io lo voglio. Buttiamo una prima offerta, come la buttiamo anche per Bruma. Però è vero, Bruma non posso. Non posso perché è in prestito dal Galatasaray, quindi niente. Cosa facciamo? Puntiamo su Morata? Morata vogliono una trentina di milioni. Morata però ne varrebbe la pena, è forte, cresce tanto, è giovane, il telefono che continua a chiamare, che continua a suonare, lo lancio via adesso. Poi per Morata vedremo, prima voglio vedere per Embolo perché in caso avremo anche il ricambio esterno eccetera eccetera, attaccante, non so neanche cosa sto dicendo. Cosa dire, andiamo a vedere se mi danno o no Embolo perché adesso siamo quasi ad agosto, quindi ancora un mese abbiamo. Dai, fai 12 tutti a casa, no? Poi prende solo 20.000 di stipendio. Mi arriva anche un'offerta per Ener Valencia. Ci sta. Se mi danno 6 milioni ve lo do, perché poi questi soldi li mettiamo via. Magari possiamo puntare un attaccante ancora più alto. Però io voglio Morata, voglio lui. E si avanza ancora. Ok, quindi accettato per Embolo e accettato per Ener Valencia. Non è male, quindi Embolo lo paghiamo 12 e ci ritornano 6 di Ener Valencia. Valencia che non è male, però preferivo altro. Arriva un'offerta anche per Carroll. Carroll sta sui 10 milioni. Ma se mi danno 10 milioni io glielo do e in quel caso Morata si avvicinerebbe, ma si avvicinerebbe... Si avvicinerebbero tanti bei big money. Adolf Hitler, i giornalisti si sono riuniti in sala stampa. Mi faccia sapere se desidera partecipare alla conferenza stampa. Saluti, direttore generale. Qui direttore generale sono solo io. E noi da buoni stratega tedeschi, SS, Uber Alles, Bayern Monaco, parliamo male di Wenger. E allora, iniziamo la Premier, no? E iniziamo con una partitina. Abbiamo un certo Arsenal,
chiudiamo l'episodio così, la vedo molto dura, perché dall'episodio scorso la squadra non è cambiata per niente. La formazione è ancora così, concentriamoci, sarà l'ultima partita prima della rivoluzione, perché nel prossimo l'andremo a fare, arriveranno qualcuno, non lo so, probabilmente sì, arriverà sicuro. Quindi speriamo di rubare dei punticini all'Arsenal, speriamo almeno nel pareggio, dai, concentriamoci, impegniamoci. Ok, eccoci qui, l'Arsenal c'è, noi ci siamo, o almeno speriamo di esserci. Vi ho già detto, speriamo di rubare qualche punticino almeno per questa partita, perché non è che siamo stati fortunatissimi con la prima giornata. Subito una big. Vai, Moses avanza. Moses avanza, ma viene steso. Brutto fallo qui di Walcott. Vediamo se arriva il cartellino. No, non arriva. Ancora Moses che fa il cross. Palla allontanata. Moses lo vorrei tenere. Può farci comodo. Carroll, attenzione! Carroll va giù! Non c'è niente! È arrivato il vantaggio dell'Arsenal, c'è stato un problemino tecnico, però mi ha segnato. Io stavo giocando comunque, non è stato un colpa del problema tecnico del gol subito. 1-0 quindi. È dura. Siamo stati sfigati a beccare subito una forte. Oh, Payet! Check! Abbiamo avuto la chance. Finisce il primo tempo 1-0 per l'Arsenal. Però mi sento che posso farcela. Non è facile, però potrei farcela. Non so come, però è peccato. Carroll, ti prego, tienila, dai, di forza. Carroll, check ancora. Ce le ho le chance, ma me le mangio. Carroll ancora dentro. Lanzini che cade, basta. E la tiene anche all'angolo l'Arsenal, niente. 1-0, peccato però. Comunque poi dalla prossima cambierà tutto. Finisce qui 1-0, quindi la sconfitta con l'Arsenal. Peccato sì, però ci è andata male che siamo partiti subito con una buona squadra. Quello ci è andato male. Peccato, quindi vabbè, la prima sconfitta. Speriamo che prima della prossima arrivino i giocatori, vediamo. No, non ancora, vabbè, speriamo. Io concludo qua questo episodio, voi commentate qua sotto scrivendo altri giocatori, e se il video ti è piaciuto metti mi piace, iscriviti al mio canale e commenta da bomb 777, è tutto, ciao a tutti.